tutto a posto, sì, vai, vai, entra, 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 tutto a posto. Dallo stadio Tommaso Fattori dell'Aquila, buonasera da Lucio Micheli e Mario Facco. È una serata molto fredda qui nel capoluogo abruzzese, temperatura stimata intorno ai meno 5 gradi centigradi, sta nevicando copiosamente e tra l'altro dobbiamo fare i complimenti ai tifosi presenti qui allo stadio perché davvero è una serata molto molto fredda. Allora Mario, è una partita importante questo derby abruzzese di seconda divisione tra l'Aquila, che in caso di successo sarebbe seconda in classifica quota 29, e il Teramo, Teramo neopromosso dalla Serie D, una squadra ambiziosa anche quella di Cappellacci. Punti importanti per queste due squadre, per l'Aquila vorrebbe dire agganciare il secondo posto dietro la Salernitana, per il Teramo mettersi in una posizione diciamo più tranquilla e comunque anche per loro avvicinarsi in una zona probabile dei playoff. Allora subito un saluto in regia a Fabio Crisafi, andiamo a bordo campo dove ci aspetta Ciro Venerato. Sì, buonasera, tempo inclemente, dicevi, la neve sta comunque scendendo copiosa qui allo stadio Fattori, e fino a 30 minuti fa c'era poca gente sugli spalti dello stadio Aquilano, mentre invece, come giustamente tu prima dicevi in cronaca, la gente è arrivata, sono stimati almeno in un migliaio tra curva e tribuna i tifosi rosso-blu giunti a vedere qui la partita. Non vediamo invece i tifosi del Teramo. Per quanto riguarda la gara, è un derby sentitissimo soprattutto per l'Aquila, che reduce da ben 11 turni positivi e quindi è da 3 successi consecutivi in campionato, quindi un'eventuale vittoria darebbe la stura alla squadra di anni Aquilano Doc per lanciarsi verso il secondo posto. Andiamo subito a vedere le formazioni, iniziando dall'Aquila che ospita quindi questo derby abruzzese. Vediamo l'Aquila in campo con testa Gizzi, Ligorio, Iannini, poi vediamo allora meglio il 4-3-3 Aquilano voluto dagli anni, con testa tra i pali, poi linea difensiva 4, Gizzi, Pomante, Ingrosso, Ligorio, a centrocampo Agnello, Iannini e Carcione, in attacco in prota Infantino, Ciotola. Teramo in campo con uno speculare 4-3-3, in campo il portiere